La chiesa di Santa Croce riapre le proprie porte ai fedeli di Porto Empedocle dopo circa un anno e mezzo dalla chiusura. Per me è certamente una grande emozione, così come tutti i parrocchiani, anche perché sono arrivato qui a settembre nella parrocchia come parroco e c'erano lavori in corso, per cui per me ancora non ho celebrato una messa qui e nemmeno la conoscevo bene prima come chiesa. Tratto l'apertura della chiesa coincide con la Settimana Santa, una settimana particolarmente impegnativa per la comunità ecclesiale. Non solo, proprio per questo abbiamo fatto le corse e anticipato i tempi per l'apertura, perché qui abbiamo anche la statua dell'Addolorata, una devozione molto sentita da tutto Porto Empedocle e sarà molto impegnata anche per la Settimana Santa. Beh, le chiese per noi sono la casa di Dio, dove c'è Dio c'è speranza, c'è serenità. E un vescovo che riapre una chiesa che è stata ristrutturata riceve e regala pezzi di speranza, perché la chiesa è il luogo dell'incontro, è il luogo della preghiera, è il luogo dove si impara l'amore. Ed è importante che queste chiese siano aperte proprio perché ognuno possa trovare rifugio. Io ho proprio con tutto il cuore ho accompagnato tutto l'iter della richiesta per avere questo finanziamento di lavori per la parrocchia di Santa Croce e dopo un cammino molto lungo ringrazio il Signore che ho trovato una persona che alla Regione, Michele Cimino, che mi ha aiutato nel portare avanti questo impegno di realizzare questo progetto così bello di restauro. Una grande emozione perché tra i tanti interventi portati avanti nell'ambito delle opere infrastrutturali della regione siciliana, all'epoca abbiamo anche pensato di riabilitare tutto questo quartiere con questa grande e bella struttura. Santa Croce rappresenta una delle prime parrocchie empedocline. Qua vi è addirittura nel passato un cimitero qua vicino, il Calvario di Porto Empedocle, di conseguenza ridare un luogo di culto all'aggregazione, alla possibilità alle persone, soprattutto ai giovani, di trovarsi in un luogo sicuro dove tranquillamente poter pensare allo sviluppo di se stessi ed in contempo anche il territorio che si vive, è un momento di grande edificazione culturale. Immancabile ovviamente il ricordo a Don Patrick, scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale. Certamente, lo ricorderemo sin dall'inizio perché lui ha visto iniziare i lavori di questa chiesa, è stato qui negli ultimi 4 anni e non ha visto finirli, ma sicuramente dall'alto ci accompagnerà in questo momento e lo ricorderemo e pregheremo per lui. Manca a me e alla comunità ecclesiale, a questa parrocchia. Pregheremo oggi per lui perché il Signore possa darle quella gioia, quel riposo eterno e dal cielo possa sentirsi in comunione con Un noi. saluto particolare va a Don Salvatore perché anche lui entra in casa per la prima volta, quindi stasera fa il suo.